abbiamo cominciato nel 73, primavera 73, poi è culminato nel dicembre del 73. Abbiamo 40 anni di storia, mica solo nostra storia, dei cittadini che hanno lottato e delle altre associazioni che hanno lottato per questo parco. Quindi, che è una cosa, una, diciamo, un aspetto molto importante di questa mappa dell'Arcore, diciamo, ecco, perché c'è un'infinità di problemi e di innovazioni, di creatività, di esperienze che hanno segnato questi 40 anni e hanno fatto fare dei passi avanti culturalmente, un accumulo, un arricchimento del genere sull'Ozio. Tu in primavera dobbiamo fare con te, ecco, e con altri amici un bel percorso dentro il Parco del Pineto nell'altra direzione, quella sulla cresta. Questa può essere una delle cose che si possono fare, perché noi vogliamo fare un gruppo di lavoro a cui invitiamo tutti quelli che hanno lavorato in questi 40 anni di superstiti magari, eccetera, e anche quelli che hanno incarichi attuali, diciamo, che sono soprattutto da parte delle istituzioni, per fare un'analisi di questa esperienza. Nessun trionfalismo, una autocritica direi quasi, una critica in autocritica, perché le cose sono ancora ferme a questo punto. Abbiamo avuto delle conquiste, però, come il fatto che il parco si è salvato sostanzialmente, però c'è il degrado. E contiamo anche sull'aiuto di Nando Maurelli, perché è stato anche lui uno dei nostri maestri ed è un competente dell'agro romano soprattutto, no? E inquadra il problema nell'insieme, anche questo era agro romano, no? Questo parco è finito, poi è stato delimitato e allora è diventato parco. Abbiamo un'urgenza che dobbiamo chiudere, vogliamo sentire una voce di Nando, certo. Perché è una voce